Salve ragazzi, adesso vado a postare quello che è il video sul pirrolo. Ho messo da poco il video relativo alle caratteristiche strutturali della piridina con le strutture di risonanza e anche l'attacco favorito nella posizione 3. Adesso andiamo a vedere il pirrolo. Il pirrolo anch'esso è un ciclo appunto aromatico, è un etericiclo perché appunto al posto di un carbonio è presente un atomo di azoto e il pirrolo è questo. Attenzione, visto così, naturalmente della struttura stiamo dicendo poco, per cui che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere in evidenza una struttura che sia il più rispondente possibile relativamente agli orbitali presenti nel pirrolo e spiegare perché appunto anche questo è un composto comunque aromatico. Intanto in tutti i sistemi aromatici abbiamo visto che erano presenti degli orbitali P, quindi con questa classica forma tipica appunto dell'orbitale P non ibridati, di cui ognuno di questi orbitali P presente su ogni carbonio del pirrolo e uno anche sull'atomo di azoto, ogni carbonio ospita un elettrone su ogni orbitale P e invece questo orbitale P sull'azoto ospita una coppia di elettroni. E questi orbitali P, abbiamo visto i non ibridati come nella piridina sono perpendicolari al piano appunto dell'anello e abbiamo naturalmente qui metto in evidenza anche gli idrogeni perché sono presenti su ogni lato anche di questo anello e come ben sappiamo andiamo a scrivere gli idrogeni anche su questi atomi di carbonio come pure su questi atomi. Ok, quindi a questo punto questa è la struttura del pirrolo, la struttura reale del pirrolo. Attenzione che questi orbitali P sono perpendicolari al piano dell'anello, ma sono paralleli tra loro e questo provocherà una sovrapposizione laterale per formare quel sistema elettronico appunto pi greco delocalizzato che è presente sopra è sotto il piano di questo anello e gli idrogeni si trovano sul piano dell'anello. Detto questo, è molto importante sempre considerare il fatto che gli atomi i carboni e l'atomo di azoto utilizzano gli orbitali sp2 per formare legami sigma, quindi forti appunto tra carbonio e carbonio, ok? Tra carbonio e azoto, anche tra carbonio e idrogeno, naturalmente anche tra azoto e idrogeno, con angoli di legame di 120 gradi. Ok? E a questo punto dobbiamo dire un'altra cosa molto importante, che anche il pirrolo soddisfa la regola di Haeckel per l'aromaticità con N uguale a 1, perché comunque ricordate che su questo orbitale P dell'azoto è presente una coppia di elettroni. Questa fa parte del sestetto aromatico del pirrone. Questo è veramente molto importante. Infatti, questo doppietto dell'azoto in pratica non può mai essere utilizzato o molto scarsamente per andare a legare un acido. Quindi noi sappiamo che la piridina è assolutamente una sostanza molto più basica del pirrone. Infatti, il pirrone non può avere le stesse caratteristiche di basicità, perché questo doppietto è compreso in questo sistema, quindi non è disponibile, quindi il pirrolo non è sostanzialmente una base. Andiamo a vedere quelle che sono, dopo aver detto queste caratteristiche strutturali, le strutture di risonanza del pirrolo. E tenete conto che qui io ho anche scritto appunto strutture di risonanza e ho praticamente anticipato dicendo che è un anello elettron ricco, quindi più reattivo del benzene, per esempio, e chiaramente anche della piridina verso le sostituzioni elettrofile aromatiche. Quindi che cosa si fa? Andiamo a giustificare questa definizione andando a scrivere le strutture di risonanza del pirrolo. E notate che questo doppietto è appunto questo che è presente
appunto su questo orbitale P, che costituisce il sesteto aromatico, quindi quello non è disponibile sicuramente per un comportamento di tipo basico, quindi il pirolo non si può considerare una base in pratica. E in questo caso, avendo visto le caratteristiche strutturali, la delocalizzazione elettronica è a favore praticamente dell'anello, perché comunque questa coppia elettronica è condivisa appunto per costituire il sesteto aromatico, quindi la risonanza è una risonanza di questo tipo, in cui gli elettroni si distribuiscono nell'anello. E quindi che cosa vuol dire? Che da questo spostamento deriverà una prima struttura, oltre chiaramente questa che ho già scritto, in cui posso tranquillamente far vedere che questa coppia si distribuisce tutta su quest'atomo di carbonio. Questo carbonio a questo punto assumerà una carica negativa. Il doppio legame si è creato qua e questa azoto, avendo quattro legami, quindi 1, 2, 3, 4 elettroni in questo guscio, essendo il quinto gruppo, ha un elettrone in meno e quindi so che su questo azoto possiamo scrivere questa carica positiva. Ecco, questa è già una ulteriore struttura di risonanza. Noi sappiamo che questa distribuzione può avvenire così. Quindi questa coppia su questo carbonio si distribuisce in questo lato e questo legame praticamente va su, questa coppia va tutta sul carbonio. E quindi da questo ulteriore spostamento posso andare a scrivere che questo carbonio a questo punto avrà la carica negativa, doppio legame creato qua, questo è sempre presente e l'azoto è sempre carico positivamente. E notate, vi faccio notare un'altra cosa, e questo doppietto, oltre che venire da questo lato per costituire queste due strutture di risonanza, poteva anche fare che cosa? Poteva distribuirsi su questo lato e quindi creare un'ulteriore struttura di risonanza. In realtà si può scrivere la stessa struttura o quelle due che rimangono anche facendo vedere questo spostamento. Quindi questa coppia forma un doppio legame, questo doppio legame si sposta. Sposta praticamente la coppia e va tutta su questo carbonio. Quindi posso andare a scrivere una ulteriore struttura. Naturalmente in questo caso la carica negativa la andiamo a scrivere su questo carbonio. E giustamente poi questa coppia può anche delocalizzare in questo modo, in modo tale che la carica negativa si distribuisca anche sull'ultimo atomo di carbonio del pirrolo. Così, quindi questa è sempre la stessa situazione e l'ultima struttura di risonanza è questa. Quindi queste sono le cinque strutture di risonanza del pirrolo. Attenzione che noterete che in queste strutture, nelle ultime quattro, abbiamo che la carica praticamente negativa si distribuisce su tutti gli atomi di carbonio. Quindi abbiamo questa coppia elettronica su ogni lato, appunto, su ogni carbonio, e questo ci dice che quest'anello a 5 termini è considerato appunto un anello elettron ricco. Infatti, essendo elettron ricco, darà facilmente le sostituzioni elettrofile aromatiche. Addirittura la nitrazione noi non la possiamo effettuare con acido nitrico e solforico come facciamo con la piridina, con il benzene, ma va effettuata con nitrato, creata una miscela per formare nitrato di acetile. Quindi questo perché l'ambiente è fortemente acido, tende a favorire la polimerizzazione appunto del pirrolo. Questo per il pirrolo mi pare che è più che sufficiente. Nella lezione successiva vedremo l'attacco elettrofilo e appunto le posizioni favorite. Grazie, a presto ragazzi.